stoffa che rilascia vitamina e i più avanzati droni tutto fare li fanno il mezzogiorno, dove si fanno gli abiti da VIP, il cessetto scolastico intelligente, il bracciale magico e il robot maggiordomo. Queste sono tutte cose, invenzioni che fanno il mezzogiorno. Uno dice, ma dove? Sta scritto nel libro. Un sud capace di vendere granite e ghiaccioli agli eschimesi e di sfornare un panettone più buono di quello milanese. Anche se a noi il panettone non ci interessa, abbiamo la scarcella, abbiamo le cose nostre, se le tengono, abbiamo le paste di mandorle, abbiamo, come si chiamano quelli vostri? I sospiri, i sospiri. Ci sono casi eccellenti ed eccezionali di Meglio Sud che purtroppo sfugano noi stessi meridionali. Dovremmo capirli e comprenderli e conoscerli soprattutto noi, perché sono un elemento di orgoglio, una forza ad andare avanti e a non considerare il Sud ormai un qualche cosa di perduto, per il quale non vale più niente da fare, tant'è che poi in base a questo pregiudizio i governi non fanno niente. Sappiamo che lei conosce bene il sospiro, rientra anche questo nel Meglio Sud? Ma questo è il primo posto nelle mie eccellenze sul libro, sto scherzando, il sospiro è sicuramente una cosa che se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Nel libro parlo in particolare di 100 Mosè che ci porteranno a attraversare il deserto del sud, quello che si teme per il sud, e sono soprattutto giovani e giovani delle start-up, quelli delle grandi, piccole, grandi idee innovative che partono da quest'idea e poi creano grandi aziende. Per citarne solamente una, è partita come una start-up con una piccola idea, l'azienda che adesso in Puglia fabbrica l'aereo superleggero più veloce del mondo. Non è la prima volta che lei avvicina un parere su questa manifestazione? Ho detto, l'ho scritto anche, è una delle eccellenze del territorio e non lo dico perché vengo a presentare i miei libri e magari a volte sono sottoposto a regimi asfissianti di lavoro per presentare degli autori, lo faccio sempre molto volentieri, non l'avrei fatto se non avessi creduto e non fossi innamorato della rassegna, della città bellissima e permettetemi di tutti voi. Grazie mille.